automatismo baixo. Okay? De acordo com a memória da PIP. Okay? Se foi de fundo, esta coisa aqui, intanto, deve romper la tua postura. Caviglie incrociate. Prendo la testa e chiudo il braccio. Quante volte l'avrò già detto? Dai pugni. Okay? Per evitare che lui ti dà pugni sulle costole, che si sentono, prendi un po' scarso e butti dentro il gomito che si deve toccare con la gamba. E allora arriva manica piano. Ok? Da qua cosa fa? Oltre a tirare per staccarsi e colpire, alza il ginocchio, vedi che alza il ginocchio, adesso alza e non ne basta. Ora, se da qua lui prova a dare lo stesso pugno destro, qua arriva invece, perché ha alzato il ginocchio. Allora io devo avere un sensore qua che mi dice che lui ha alzato il ginocchio. E se sono qua e lui alza il ginocchio e va per colpire, vai. Questo muro qua, così possibile, muro, vai, boom. Per fare questa cosa devo avere il sedere sollevato, perché se sto così, oh, no, colpisci, colpisci. Mentre invece io, piede su di lui, sedere sollevato, qua, e questa mano qui, sempre la testa, ok? Colpire con l'altro braccio, boom. E poi cosa faccio? Ritorno, perché non posso rimanere in quella posizione. Prendo delle botte, va bene? Alza l'altro ginocchio. Boom! E se faccio in tempo, questo è sufficiente. Altro ginocchio. Boom! Altro pugno. Vai, vai, vai. Boom! E non rimango mai. Allora qua chi fa più fatica? Lui, non io. E quante opportunità ho io di finalizzare, di ribaltare? Se so fare jiu-jitsu, tante. Ma deve essere un jiu-jitsu che passa attraverso una guardia fatta così. Apposta contro il pugno. Vai, proviamo.